Buonasera mister, stiamo Zappura, LazioSimone.it, complimenti per la vittoria. Questa partita dava la sensazione all'inizio, dal fischio d'inizio, di essere un crocevia importante. Restituisce la vittoria, restituisce buona parte di quei punti persi all'inizio. È un nuovo campionato che parte oggi per la Lazio, secondo lei? La Lazio nelle ultime partite ha fatto punti, ha fatto buone prestazioni, ha vinto partite difficili e come quella d'oggi. Oggi abbiamo trovato una squadra forte, una squadra in salute, una squadra che sicuramente durante l'arco della partita ti mette anche prima o poi in difficoltà, perché è una squadra di grande falleggio, è la squadra con più possesso palla di tutta la Serie A, e quindi nel primo tempo questi momenti di sofferenza si sono anche visti. Poi la squadra ha fatto una partita in crescendo, perché nel secondo tempo non ha rischiato niente se non su una palla persa al limite dell'area e ha avuto 4-5 palle gol. Quindi questo penso che alla fine certifica anche che la vittoria è meritata. Bisogna proseguire chiaramente, perché se vuoi stare in zona importante di classifica e 0 punti in 2 partite in 2 squadre di medio-bassa classifica e li paghi per mesi. Buonasera mister, Niccolò Faccini, Lazialità, complimenti, perché insomma al netto delle critiche la Lazio nelle stesse partite dello scorso anno ha 6 punti in più e tra l'altro ha imparato a vincere tra Atalanta, Celtic e questa sera partite che a 10 minuti dalla fine sono sul pareggio. Io la volevo portare su quello che secondo me è un po' un neo, cioè ci sono sempre 10 minuti a partita in cui la Lazio ha un'avvisaglia, anche stasera il gol di Beltran poi annullato, che non costituisce uno sprone per alzare l'attenzione, perché poi subisci subito l'azione successiva un'altra occasione grossa. Era successo a Rotterdam nei primi 15 col Genoa, anche a Sassuolo, no? Cioè la sensazione è che la Lazio abbia quei 10 minuti di bambola in cui rischia poi di dilapidare un po' tutto quello che si è costruito. Sì, non è che siamo il Bayern Monaco, che si gioca con queste squadre, sono di pari livello nostro nell'arco delle partite, e i momenti di sofferenza vengono fuori sicuramente. E qualche reazione mentale strana c'è, perché il gol annullato alla Fiorentina ci doveva dare benzina, invece ci ha messo in sofferenza per qualche minuto, come se fossimo usciti impauriti da quella situazione. Quindi qualche reazione mentale strana l'abbiamo sicuramente, non è una novità rispetto al passato, soprattutto rispetto al primo anno. Penso abbiamo più capacità di rimanere in partita. L'aspetto positivo di oggi è che la Fiorentina, anche quando ha perso le partite, ha costruito 8-10 palle gol, e oggi invece, escluso quei 7-8 minuti del primo tempo, gli abbiamo concesso veramente poco, e questo penso su queste basi l'abbiamo vinta. Benedetti. Ciao Maurizio. Ciao. Stefano Benedetti, Città Celeste. Credo che mai come questa volta la vittoria ti appartenga. Cross di Pedro, colpo di testa di Vesino, gol realizzato su rigore da Immobile, tutti e tre i giocatori entrati dalla panchina. Lo so, però se metto uno fa autorete, che sono un imbecille. Cioè, no, vabbè, una volta che te sto facendo. I cambi devono essere logici, poi nessuno ha la sfera di cristallo per sapere che faranno la cosa decisiva della partita. Ti volevo dire, c'erano in quel momento 10 undicesimi della Lazio dello scorso anno in campo, perché c'era Camada, ovviamente qualcuno al posto di Milinkovic ci doveva stare. Volevo sapere a che punto sta il processo di crescita di X e Y, e poi c'è un'altra domanda. Il processo di crescita dei nuovi è tutto considerato, no, non è neanche lentissimo, perché tutti i ragazzi che vengono da, escluso Rovella, ma vengono da altri campionati, non sanno la lingua, e quindi sono stati abbastanza veloci. Il problema nostro nella fase iniziale del campionato non sono stati nuovi, è stato il rendimento dei vecchi, non è stato all'altezza dell'anno scorso. E poi ora si comincia a entrare in una fase della stagione in cui sarà bene cominciare a considerarli tutti i giocatori della Lazio, né nuovi né vecchi. Io non ci abbiamo fatto asa a quello che mi ha detto te, alla statistica mi ha detto te. Io ambi l'ho fatto in base a quello che stavo vedendo in campo, ma è una statistica che me l'ha fatto notare te, io non ci avevo fatto asa. Bene, ti ringrazio. Di qua, Patania. Mister, buonasera. Ti volevo chiedere una valutazione sull'ingresso di Camada, a proposito di nuovi.
che poi fatalmente nell'economia dei centrocampisti che hai si sta finendo per essere l'alternativa di Luis Alberto. Ma guarda, io Camada sinceramente è un giocatore che a me piace moltissimo. Ha un modo di giocare semplice, sa muovere la palla con naturalezza, non ha giocate lunghe ma ha buoni inserimenti. Purtroppo quando giocano loro due insieme, nei momenti in cui si perde di mano la partita, si va in sofferenza. E questa già era una partita di sofferenza. Quella di Feyenoord era già una partita di sofferenza, quindi negli ultimi tempi ho preferito fare scelte diverse e le volte li ho fatti giocare insieme, ho messo Vecino da vertice basso. Mi dispiace un po' per il ragazzo non utilizzarlo di più, sinceramente, perché come ti ho detto è un giocatore che a me piace tantissimo. Sciscione. Buonasera mister, no. Le volevo chiedere se questa vittoria è la vittoria della pazienza, perché non siete mai usciti fuori dalla partita e perché magari non vi siete scomposti, anche se poi la classifica vista oggi ha tutto un altro aspetto che si è vista con il pareggio. E poi le volevo sapere il momento di Immobile, ecco, se questo gol può riconsegnare anche la serenità all'attaccante della Lazio. Ma io penso, va bene, il gol lo può aiutare sicuramente, penso che Immobile ha bisogno di fare quello che non ha fatto negli ultimi sei mesi, allenarsi con continuità. Quando un giocatore di 33 anni si trova per sei mesi a fare 15 giorni di allenamento sì, 15 no, è chiaro che decade di condizione, è chiaro che poi anche a livello mentale, non essendo al top della condizione fisica, va più in sofferenza. Il gol lo può aiutare, ma lo può aiutare ancora di più avere la fortuna di potersi allenare con continuità per un mese o per due mesi. Allora rivedremo sicuramente l'Immobile al 100%, però il gol, un po' di benzina gliela può dare chiaramente. Però noi lo stiamo aspettando, abbiamo la fortuna di avere questo ragazzo che si sta inserendo abbastanza bene. Mi sembra fra l'altro stamani gli sia arrivata la preonvoazione per la nazionale argentina e quindi in questo momento è giusto sfruttare anche questo ragazzo, però nessuno mette da parte Ciro, noi stiamo aspettando. Sulla pazienza che avete avuto è un pregio questo? È un pregio, perché è chiaro che quando trovi le squadre con le caratteristiche della Fiorentina prima o poi la partita ti mette in sofferenza, quindi c'è dei momenti bisogna mettersi lì, soffrire tutti insieme dal collettivo e piano piano rimettere la testa fuori e ricominciare a cercare di giocare noi, come abbiamo fatto oggi. Abbiamo fatto un primo tempo a sprazzi, con momenti di sofferenza e qualche buon momento, un primo tempo in cui secondo me abbiamo sprecato le tante palle che abbiamo riconquistato nella metà campo avversaria. E poi in secondo tempo abbiamo preso in mano la partita. E ultime Vittorio e poi Iucca. Buonasera mister, Alessandro Vittori da LazioSiamone.it Football Magazine. Riprendo la frase che ha detto prima in una risposta: sappiamo stare di più in partita, tranne che col Monza in tutte le partite in cui la Lazio è arrivata o un gol di distanza o in pareggio le ha o vinte o ha pareggiato con l'Atletico. Le chiedo, questo aspetto che naturalmente magari negli anni scorsi non c'era, che reazione stimola in lei, nell'allenatore? Grazie. L'anno scorso abbiamo avuto un lungo periodo in cui in partita ci rimanevamo per solidità e quest'anno stiamo facendo più fatica, anche se negli ultimi tempi segnali positivi si stanno dando. E quest'anno ci stiamo rimanendo con più sofferenza ma anche con più capacità di andare oltre e quindi abbiamo rimesso a posto qualche situazione e questo dal punto di vista caratteriale è un punto a favore, ma c'è da risolvere altri problemi, perché certi stati si soffrono e quindi vuol dire a livello di personalità dobbiamo crescere ancora. Mister, buonasera. Francesco Iucca, TV Play, calciomercato.it. io le volevo chiedere, vedendo le partite della Lazio, cioè, almeno io ho l'impressione importante che sulle fasce stia mancando qualcosa, soprattutto a livello di ultimo passaggio, di scelta finale, sia da una parte che dall'altra, ma soprattutto sulla destra. A me sembra che stia diventando pian piano, rischi di diventare
un problema. Volevo capire se lei è d'accordo e se le faccio una battuta. Sulla destra a Felipe Anderson, e io Felipe lo amo, lo fa giocare lo stesso a parte le sue considerazioni. Felipe è il giocatore potenzialmente più forte di questa squadra. Felipe, se non avesse qualche piccolo difetto, è un giocatore da Bayern, da Barcellona, dal Real Madrid. Ha tutte le qualità per giocare in queste squadre. Purtroppo, un po' per fragilità caratteriale e un po' per discontinuità, non si è mai espresso al top. Ho visto fare un allenamento ieri da Felipe che gli ho detto: se domani fa un quarto d'ora come ha fatto un'ora oggi, siamo a posto. Dopo un quarto d'ora siamo già a posto. Ti fa vedere delle ossa fenomenali. E in certe partite si soffre. Ci manca un attaccante esterno forse bravo ad andare senza palla sulla profondità. Quindi quando troviamo l'aggressività dell'uomo contro uomo, andando troppo spesso incontro come abbiamo fatto nel primo tempo, è chiaro che faciliti l'aggressività avversaria. Se gli andiamo a stimolare più la profondità, molto probabilmente li mettiamo molto più in difficoltà. Io parlavo soprattutto dei terzini magari. Le faccio una battuta, vedendo magari Parisi a destra, poi soprattutto adattato a fare questa partita. Parisi a destra è stata una necessità per l'infortunio contemporaneo dei due difensori esterni destri. Poi Parisi è un buon giocatore, a destra renderà il 90% invece del 100%, però rimane un buon giocatore.